Abbiamo voluto conferire un encomio ai ragazzi e ai docenti dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Giammonte, noi lo diciamo sempre, vogliamo andare nella direzione della bellezza. E quello che è stato fatto da questo istituto, che è guidato da una donna che per noi, lo diciamo sempre, una donna illuminata che accompagna questi ragazzi non solo in un percorso didattico, ma anche in un percorso virtuoso, dove i valori stanno al centro di tutto, della bellezza, della cultura, della legalità. Ecco, è stato per noi un orgoglio enorme, un grande onore poter avere i nostri ragazzi, ad inaugurare l'anno nazionale scolastico, dinanzi al Presidente della Repubblica. Ed è per questo che l'amministrazione comunale ha voluto dare questo riconoscimento all'istituto comprensivo nella persona del dirigente scolastico, ai ragazzi e al gruppo docente che hanno collaborato a questo progetto, alla realizzazione di questo progetto. Abbiamo anche pensato alle famiglie fragili, quindi abbiamo donato degli strumenti musicali che la scuola potrà utilizzare e dare in comodato d'uso alle famiglie non abbienti. Quindi un percorso virtuoso a 360 gradi che va in direzione della bellezza e della legalità. Siamo molto orgogliosi oggi per questo grandissimo risultato che l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte ha raggiunto. Ringrazio la preside, dottoressa Fazzi, e il sindaco, Sabrina Lattuga. Oggi è stata un'occasione per riunire tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto sulla legalità, i nostri 100 passi, assieme all'amministrazione comunale che ci ha sostenuto in questo percorso anche economicamente. Abbiamo pensato di riunire tutti questi ragazzi che tra l'altro hanno avuto il grande privilegio di esibirsi davanti al Presidente della Repubblica a Grugliasco in occasione di Tutti a scuola, l'inaugurazione dell'anno scolastico.